La parola. Grazie. Eh, ringrazio davvero sentitamente la fondazione San Carlo per avermi chiamato e coinvolto. Eh, e non è una, 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 una piaggeria. Perché, oltre a essere nato a Modena e quindi tornare a una certa età, fa sempre piacere, no? ne è un profeta in patria. Ogni tanto, invece, non è vero? Ma io, in queste aule, in, questa, in questo corridoio, ho fatto il liceo e ho imparato a amare la filosofia proprio grazie a uno straordinario professore di filosofia che ho avuto il liceo, che era Don Sante Pignagnoli. Eh, col quale discutevamo, a volte abbiamo persino quasi litigato filosoficamente, ma che davvero è stato uno straordinario viatico per il gusto del conoscere e per capire come la qualità della vita... Eh, spesso si gioca proprio sulla capacità di pensare e di darsi degli strumenti per pensare, cosa che oggi è un po', così, insomma, è un po sottovalutata come, come un cosa. Tant'è vero che la scuola occidentale, fra le scuole occidentali e quella italiana, si è data come obiettivo eh, sapere, saper fare, saper essere, saper pensare. Manca. Ed è una cosa abbastanza vergognosa a mio avviso. Noi invece parlando di arte e di filosofia affrontiamo proprio il problema dell'importanza del pensare e di cosa succede nella mente a partire dalla... Prima infanzia, eh, ricordando che per rendersi conto delle potenzialità educative dell'arte, fin, fino, fino alla prima infanzia, fino a quando i bambini sono molto piccoli, dobbiamo fare una riflessione sul gioco simbolico, che è una delle grandi conquiste eh, del piccolo Homo sapiens, eh, ed è lì che eh, l'essere umano comincia a differenziarsi significativamente dagli altri animali. Eh, Jean Piaget e non solo lui, ma insomma lui è stato uno dei primi che ha visto con grande interesse l'importanza di questo aspetto, ha individuato nel gioco simbolico una fase fondamentale dello sviluppo infantile. Io essendo un fanatico e un appassionato di arte, accompagno sempre le slide con immagini d'arte. Eh, spero che la cosa non vi piaccia e che non complichi la vita fra l'altro eh, lascio la, 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 il mio powerpoint alla fondazione San Carlo quindi chi volesse eh, prenderlo per rubare qualcosa mi fa molto piacere e, e, e quindi spero che vi interessi anche in questo senso qui appunto vediamo eh, dipinti da eh, questo eh, pittore francese dell'ottocento Henri d'Argelat due bambini che eh, hanno appoggiato in terra un libro e stanno facendo finta che non sia un libro, ma che sia qualcos'altro. Il gioco simbolico è proprio questo, è la capacità di utilizzare oggetti e materiali eh, non per l'uso convenzionale o facile a cui sono destinati, ma facendo finta che siano un'altra cosa. Eh, quindi ehm, sono i bambini che decidono, per esempio, che questa bottiglia può diventare un'astronave, può diventare eh, un razzo, può diventare qualunque cosa, e eh, non solo il singolo bambino eh, inventa nuovi significati e nuove funzioni simboliche agli oggetti, ma la cosa più interessante, e questo ce ne è accorto un altro che era il, il, il sovietico Vygotsky, i bambini si mettono d'accordo, cominciano a negoziare, eh, si mettono d'accordo e dicono: Facciamo finta che, eh, anzi, di solito usano l'imperfetto, questo era, no? e eh, 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 quindi gli oggetti si trasformano. Eh, un grande studioso di arte, Ernst Gombrich, eh, ha scritto un libro straordinariamente importante, piccolo, facile, eh, molto di, di, di facile lettura, lo consiglio a chiunque, intitolato A Cavallo di un Manico di Scopa. Gombrich in questo libro ehm, scopre che fra la produzione dell'arte e il gioco simbolico c'è una parentela talmente stretta da trovare quasi un'identificazione. Perché dice... L'oggetto di queste mie meditazioni è un modestissimo cavallino di legno, quelli che c'erano una volta con il bastone, vedete come quello che vediamo, dove c'è solo la testa del cavallo. È il ritratto di un cavallo? No, davvero. È cosa che sostituisce un cavallo? Sì, questo sì. E allora in questo modo Gombrich formula una teoria dell'arte che è anche teoria del gioco. Eh, lo spirito del gioco costituisce per Gombrich il principio generatore di un'opera d'arte che prima di tutto, ancora prima di essere opera d'arte, è un simbolo, simbaling, cioè qualcosa che sostituisce qualcos'altro. Deve cioè essere in grado di sostituire qualcosa. Eh, guardate, questa è, è una delle opere che, che io amo di più dell'arte dell antica, che è la, la, il soffitto della Camera degli Sposi di Mantova. Eh, non tanto e non solo perché è, è, è un affresco bellissimo, ma perché mi sono sempre divertito a pensare che mattacchioni intelligenti e simpatici dovevano essere quegli sposi che si erano fatti fare sopra il letto questa cosa... e non avendo la televisione... si mettevano lì probabilmente a dire... ma secondo te quell'amorino lì ci fa la cacca in testa? Ma quel tacchino adesso vola via? Eh, quindi eh, eh, è qui lo spirito del gioco. Cioè mh, è un affresco, <ride> è colore, sono disegni... ma noi possiamo far finta che sia la realtà... e addirittura muovere, animare gli oggetti. E quindi giochiamo con l'arte. L'arte ci insegna a giocare così come ci insegna a giocare la narrazione. L'arte contemporanea, da questo punto di vista, è una delle più ludiche perché addirittura si è servita di materiali strani, impropri per le sue produzioni. Burri ha fatto i suoi capolavori con sacchi, plastica, fusioni, cose strane. E molti, molti critici notano come l'opera di Burri, se voi soprattutto la vedete nella sua patria, a Città di Castello, alla Fondazione Burri, accanto a ogni al uh, quadro ci sono delle finestre aperte sulle bellissime colline e in realtà è arte astratta, sì ma c'è la morfologia del territorio, c'è qualcosa di pittorico, di paesaggistico nelle opere di Burri, pur essendo fatte con questa roba strana. Ehm, poi eh, l'esplosione del dadaismo, eh, della, della corrente dada, che è la più vicina allo spirito del gioco dei bambini, i bambini sono tutti dadaisti, eh, anche se non lo sanno, ehm, perché nel 1916, ehm, anzi nel 1913, poi nel 16 diventa ufficiale, ma nel 1913 eh, Marcel Duchamp attacca questa ruota da bicicletta su un, uno sgabello. Qual è lo spirito del gioco di Marcel Duchamp? Eh, se noi guardiamo una ruota da bicicletta nel negozio di un biciclettaio la vediamo con quella funzione lì, se noi vediamo uno sgabello pensiamo che serve per sederci conciata come la conciata Duchamp, non ci si può più sedere e non la si può più usare come ruota di bicicletta. E allora cos'è? E allora ci dobbiamo inventare una nuova riflessione, un nuovo modo di guardarlo, che non è più funzionale, ma è estetico. Vediamo se ci emoziona, se ci scandalizza anche. Il Marcel Duchamp si è molto divertito a scandalizzare. Anna Hock al centro, altra dadaista scatenata, eh, ha eh, usato la tecnica del collage che era tipica dei dadaisti e tipica dell'offerta formativa che noi facciamo ai bambini eh, che è straordinaria perché quando noi ritagliamo un, un occhio per esempio da una fotografia, dalla pagina di un giornale e lo decontestualizziamo come fa Anna Hock non è più quell'occhio là, cambia, è il gioco che eh, entra in gioco è il cambiamento della funzione, il cambiamento del, dell'estetica, questa serie di cose che ha fatto Anna Oc era eh, un ciclo, faceva parte di un ciclo che Anna Oc ha chiamato antibo, antibello, perché eh, il dadaismo voleva contestare lo stereotipo della bellezza, non il sentimento della bellezza, ma gli stereotipi della bellezza che facevano parte della, del senso comune e dei gusti della classe dirigente. Osvaldo Licini a malassunta. Osvaldo Licini è un artista che io amo alla follia, di cui fra l'altro c'è una mostra bellissima a Venezia e vi invito assolutamente ad andare a vederla. È uno degli artisti che è considerato il maestro, uno dei maestri di riferimento da un grande artista modenese vivente, anche perché alla mia età ci mancherebbe altro, che è Franco Guerzoni. E, e questo Osvaldo Licini dialoga con la Luna, una luna che si trasforma, che diventa la regina malassunta, ma è anche male assunta in cielo. Eh, C'è tutta una serie di giochi di parole, di significati e di significanti che Licini con una poesia delicatissima. Mette in scena per noi e eh, mi fa piacere eh, ricordare che, eh, proprio a partire dai quadri di Licini, fra pochi giorni uscirà il primo libro di una collana eh, di cui io sono autore e curatore assieme ad altri, ovviamente. Che si chiamerà Filosofarte della casa editrice Arte Bambini, dove cerchiamo di affrontare dei problemi filosofici proprio a partire dalle immagini d'arte. In questo caso, eh, la Luna a Malassunta spiegherà a un. A, a un un bambino che si chiama Osvaldo, che è poi il piccolo Licini, cos'è la parola intenzionalità, eh, parola cara alla filosofia fenomenologica. Ehm, si può giocare non solo con le immagini e con le cose, ma anche con le parole. Il nostro quasi conterraneo Alessandro Bergonzoni dice non sempre chi si ferma è perduto, alle volte è semplicemente arrivato. Oppure dice io sono per la chirurgia etica, bisogna rifarsi il senno. Ma quello che io condivido di più di Alessandro Bergonzoni è questa frase, non se ne può più degli chef, cessate il cuoco. Allora voi capite che in questo modo le parole mantengono il loro significato, non, non stravolge, come vedremo dopo che fa un altro poeta, eh, il significato delle parole, semplicemente le decontestualizza e ci, ehm, ci confonde e ci fa sorridere e ci fa pensare perché ogni volta che noi cambiamo il significato delle cose, ogni volta che giochiamo a far finta che una cosa sia un'altra, siamo costretti a pensare perché non è più l'abitudine, non è più il conformismo dell'uso e dello sguardo che ci guida, ma eh, siamo costretti a fare i conti con la differenza. Fosco Maraini, Babbo di Dacia, grande viaggiatore e eh, fotografo fra l'altro, ha scritto un libro che dovrebbe esserci in ogni scuola da tre anni all'università. Si chiama Gnosi delle fanfole. Eh, Maraini inventa le parole, a differenza di Vergonzoni, e scrive per esempio questa poesia d'amore a sua moglie che io trovo deliziosa. Ci sono gio dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'ago e un fonzolo gongruto, ci sono meriginali di ebudriosi, che plogidano sul mondo infragelluto, ma oggi è un giorno a zimpeghi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparini, le nuvole bullizzano, i bernecchi luderchiano coi fernagi tra i pini, è un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero, è il giorno a cantilegi, ad urla in cui mai detto tamo per davvero. La signora l'ha sposato, dopo una poesia come questa non poteva fare altro. Ed è venuta anche fuori dacia, che insomma voglio dire. La, la metafora. Allora, siamo di fronte a quando le cose cambiano significato, cambiano funzione, quando giochiamo con le parole o con le immagini, siamo di fronte a una metafora. Una metafora che è letteralmente, un significante a cui, a cui giochiamo a cambiare il significato. Eh, ma in termini psicologici e pedagogici la metafora è, molto, è qualcosa di leggermente diverso, è di più della sua definizione linguistica. Eh, con questo termine possiamo intendere ogni prodotto simbolico al quale per essere compreso non basta un procedimento di decodifica del significato, non basta il dizionario, ma dobbiamo interpretarlo. Eh, una bambina modenese, una volta che stavo, eh, lei aveva tre anni, io stavo friggendo dello gnocco, sono modenese, cosa faccio? Frigo dello dell'ognocco, sono la domenica pomeriggio, lo devi fare. Eh, questa bambina ne voleva mangiare un pezzo mentre io lo toglievo dallo strutto filologico. E ehm, questa bambina, e alla bambina gli ho detto, ma dai. Francesca aspetta che, che lo mangiamo tutti assieme a tutti gli altri e poi scotta, aspetta un attimo. Lei mi ha guardato proprio con un certo odio profondo e mi ha detto sei un intestino. <ride> Questa bambina poi dopo la mamma pedagogista mi ha detto che avevano parlato a scuola della digestione, quindi questa bambina ha detto cos'è la cosa più schifosa che mi viene in mente che possa dire ma ecco, questa è una metafora. Ha preso l'intestino che se andate a vedere sul dizionario sul Devoto Oli non c'è scritto insulto e l'ha usato molto creativamente per insultarmi. In questo caso, in queste immagini, vedete il volo di un gabbiano che non è assolutamente, fra virgolette, convenzionale. Ma il volo usato metaforicamente da Chagall con la moglie Belle e da Lucio Dalla, il quale dice nella canzone Anna e Marco, non solo in quella, «e cominciano a volare, con tre salti sono fuori dal locale, con costate di americani, eccetera, eccetera». Il volo come metafora dell'amore, come metafora dello staccarsi da terra grazie all'intensità di questo sentimento. Chiaramente sia Chagall che eh, Lucio Dalla hanno giocato, hanno fatto un gioco simbolico con il volo. Ehm, Giusi Quarenghi, autrice di libri per l'infanzia ma grande scrittrice e fra l'altro filosofa di formazione, scrive un, una serie di poesie molto belle che anche queste consiglio agli insegnanti per i loro eh, bambini e bambini. Dice se fossi albero allungherei le radici nella terra. Come mani in un sacco di oro zecchino. Eh, se fossi albero, è una eh, forma di costrutto metaforico che si chiama tecnicamente personificazione, è quando un soggetto vivente, un essere umano, si mette al posto di qualcosa, di un oggetto, di una situazione. Ogni volta che noi, ecco qui mi viene in mente il libro che abbiamo fatto su, sulla, sulla luna di Licini, ogni volta che guardiamo la luna e ci sembra di vedere nella luna tristezza, mistero, eh, bellezza, in realtà siamo noi che, che intenzioniamo la Luna in questo modo, c'è sempre una personificazione cui non si sa dove finiamo noi e dove comincia la Luna, eh, così come in questo caso non si sa eh, dove finisce. Eh, dove finiscono le radici degli alberi e dove comincia il sentimento eh, di Giusi Quarenghi. Ungaretti eh, ci offre un esempio di similitudine straordinaria. La similitudine è una delle forme metaforiche più semplici che i bambini praticano eh, fin da piccoli, come questa come, quest come, no? comincia sempre col come la similitudine. Come questa pietra di San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così totalmente disanimata, come questa pietra sia ben chiaro, è il mio pianto che non si vede, la morte si sconta vivendo. Eh, Ungaretti ha scritto questa eh, poesia mentre era eh, in guerra e credo sia una delle, più, delle testimonianze più intense del sentimento della guerra. Eh, ma ci sono delle personificazioni, l'arte la, 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 è piena di personificazioni. Io qui ne ho messe tre eh, da, di due artisti: uno Giuseppe Penone, un artista che lavora sempre con legno, con gli alberi, con il materiale eh, naturale, e che ha fatto un calco della propria mano, l'ha piantato in un albero, in un giovane albero e, e, e l'ha chiamato continuerà a crescere tranne in quel punto. In realtà eh, la mano di Penone, questo, questo lavoro l'ha fatto negli anni, nel, 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 negli anni 70, nel 70, ehm, non nel 2004, mi sono sbagliato, e, e continua a crescere. L'albero no, non getta più eh, rami in quel punto, ma la, la mano di eh, Giuseppe Penone va verso l'alto con l'albero che cresce. In quest'altra opera, una delle sue opere giovanili, eh, si è fatto fotografare con due lenti a contatto specchianti. In cui si vede l'immagine dell'albero che lui stava guardando. Anche qui c'è uno scambio, non si sa nell'immagine dove finisce l'albero e dove comincia Giuseppe Penone, proprio una identificazione totale. Piero Manzoni con la sua ironia creativa e poetica prende un uovo che è una cellula, le uova quando le facciamo sode sembrano tutte uguali, ma in realtà, come tutte le cellule, sono strutturalmente simili, ma non ce n'è una uguale a quell'altra. Quindi, la sua identificazione con eh, l'uovo è proprio il ribadire l'unicità, l'insostituibilità di ciascuna identità. E poi ci mette la sua impronta digitale e eh, fece una battutaccia dicendo: Un autoritratto di Rembrandt si può sempre falsificare, questo no. <ride> Quindi, eh, allora eh, questa riflessione sull'arte, ma sul rapporto fra arte e gioco e sul rapporto fra arte e metafora eh, ci porta a una considerazione in generale sui linguaggi. I linguaggi che sono non solo la lingua delle parole, ma sono parole, immagini, numeri, gesti, posture, eh, suoni che permettono di trasmettere, conservare ed elaborare informazioni tramite segni e simboli e consentono ai soggetti di rappresentare e comunicare anche contenuti riferibili ad altro da sé. Questi linguaggi sono in massima parte appresi e si evolvono nel corso della vita, ma attenzione, il fatto che i linguaggi siano legati a processi di apprendimento eh, non significa che, possano, che possiamo solo impararli. Possiamo anche inventare, creare, improvvisare. Ecco, io sono convintissimo che il modo migliore in cui i grandi possono insegnare un linguaggio ai piccoli è quello che permette loro di capire come si fa a inventarlo, a reinventarlo. Eh, le trasgressioni simboliche non le devono fare solo gli artisti, le devono fare anche i bambini e le possiamo fare anche noi se non perdiamo l'abitudine e se non diventiamo conformisti. La vocazione, la vocazione simbolica degli esseri umani, dunque non dimentichiamocelo, e riguarda le parole, ma non solo le parole, riguarda tutti i linguaggi, è ambivalente. L'ambivalenza è una ricchezza, non è un difetto. Eh, questo ce l'ha insegnato la psicanalisi, ma non dobbiamo dimenticarlo. Eh, Melanie Klein diceva che una mamma di, comincia a diventare una mamma sufficientemente buona, come direbbe Winnicott, quando accetta la propria ambivalenza, cioè accetta di essere innamorata del figlio che ha desiderato, che ha voluto, che è contenta che ci sia, ma che delle volte gli rompe. <ride> e, e, e per cui quando ogni tanto dicono ma perché Gigi non si è messo il preservativo quella sera, e questo può venire in mente anche alla mamma più buona, più, più, più convinta che sia una bella cosa fare, avere quel figlio. L'ambivalenza è questa, è la presenza di due sentimenti di cui speriamo prevalga quello buono, ma che c'è sempre anche l'altro. Ecco, la vocazione simbolica degli esseri umani è ambivalente come la mamma di, di Melanie Klein. Da un lato i linguaggi tendono a trasformarsi in lingue, dandosi regole, codici e canoni. In questo modo testimoniano il loro carattere contrattuale, ma d'altro lato tendono a praticare trasgressioni e sperimentazioni e testimoniando così la loro natura generativa. I dadaisti e i surrealisti, gli inventori del cadavere exquisito il famoso cadavere squisito, quello fatto con frasi combinate con parole messe a caso da più persone che non sanno cosa ha messo l'altra, sono una testimonianza, ma non certo l'unica di questa trasgressione. Quindi L'arte, ecco perché educa, l'arte nelle sue varie espressioni è il luogo in cui i linguaggi vengono continuamente reinventati. E purtroppo la scuola non parlo della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, ma la scuola secondaria, soprattutto superiore, mostra i linguaggi dell'arte proprio e quasi esclusivamente come esempi canonici, mentre invece bisognerebbe mostrarli come esempi trasgressivi, perché questo sono, perché gli artisti che sono passati meritatamente alla storia sono quelli che ai loro tempi hanno fatto una gran confusione, che non, non, spesso non sono piaciuti, che spesso hanno fatto grandi trasgressioni. Perché questo è importante? Perché se noi usiamo il linguaggio, i linguaggi, in maniera solo convenzionale, li usiamo in maniera fredda. Ehm, ci sono molti modenesi della mia generazione, quando ancora si parlava in dialetto, che quando raccontano una barzelletta dicono: Atla Conti in dialetto perché sennò l'anfamenga Reder. È vero? No, assolutamente. Eh, il raccontarla in dialetto è perché il dialetto è, è la loro lingua 1, come si dice, e quindi è la lingua degli affetti. È la lingua in cui si manifestano le emozioni, i sentimenti e gli affetti. La lingua appresa da grandi, eh, che per, per alcuni della mia generazione è anche l'italiano: è la lingua che si usa per comunicare, ma con la quale, non, se racconto una barzelletta, non faccio ridere, se faccio una dichiarazione d'amore, non sono convincente, se esprimo eh, un insulto, non sono abbastanza odioso e, e, e portatore della mia aggressività. Allora, eh, dobbiamo renderci conto di come fortunatamente, grazie soprattutto a uno stuolo di pedagogiste donne, ma non solo, la pedagogia contemporanea sta scoprendo l'importanza dell'educazione sentimentale, dell'importanza di educare a una competenza emozionale. Vanna Iori è senz'altro una delle pedagogiste italiane, adesso è sprecata in Parlamento, ma è stata una grande pedagogista e, 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 e docente universitaria di pedagogia, che ehm, ha scritto delle cose straordinarie, ha fatto delle, anche parecchie pratiche laboratoriali sull'educazione alla competenza emozionale. E', e ehm, è stata una eh, de, delle, delle persone che ha Portato in Italia il termine competenza emotiva, termine creato da Daniel Goleman, che con questo termine intende l'insieme di abilità pratiche, dice lui, necessarie per l'autoefficacia dell'individuo nelle transizioni sociali che suscitano emozioni. Io fra le, fra le transizioni sociali che suscitano emozioni metterei l'insegnamento, per esempio, l'educazione. Cioè, un educatore, un insegnante che non sa emozionare è incompetente emozionale ed è un pessimo insegnante, perché non riesce a fare innamorare, non riesce a far provare interesse per quello che dice, può essere un bravo spiegatore ma non certo un seduttore rispetto alla sua materia. Quindi la capacità di suscitare emozioni negli scambi simbolici è fondamentale. Si tratta, dice Goleman, della capacità di riconoscere, accettare e esprimere i propri stati emozionali, di nominare, accettare e gestire le caratteristiche emozionali proprie altrui e di essere dotati di capacità empatica. Questa è la competenza emozionale. Attenzione però. È evidente come l'uso metaforico di tutti i linguaggi favorisca l'espressione degli stati affettivi e la conquista della competenza emozionale. È con le metafore, è con le trasgressioni simboliche, è con gli stravolgimenti anche fonetici delle parole, delle immagini, dei suoni. Pensate per esempio come quando siamo emozionati cambia il tono della nostra voce, diventa musica, diventa diventa un'altra cosa rispetto a che se volessimo dire quella cosa lì in maniera fredda. Quindi, oltre a stimolare ed educare il pensiero logico, le nostre abitudini scolastiche parlo soprattutto della scuola dall'obbligo in poi. Fortunatamente nella scuola dell'infanzia, che non a caso ci copiano, è una delle cose che ci copiano anche all'estero, questo viene meno, ma eh, mh, prevale eh, l'attenzione. La, la, Giusta, legittima, importante, alla strutturazione del pensiero logico. Pensate come tutte le materie diventano tassonomia, diventano classificazione per età, per, per, per insiemi, sottoinsiemi, eh, mm, è l'inneo che è stato applicato a, a ogni sapere. Eh, però esiste anche il pensiero analogico. E il pensiero analogico è quello che nei bambini piccoli e anche in noi grandi quando sogniamo. Crea le libere associazioni, una cosa che me ne fa venire in mente un'altra senza nessun nesso logico, senza nessuna ragione apparente. Eh, chi lo sa perché? Eh, I nostri sogni sono tutti fatti di, di successioni analogiche abbastanza insensate. Eh, ma evolvendosi e diventando colto, il pensiero analogico è quello che produce metafore, è quello che consente di produrre e comprendere metafore, perché è una metafora è un'analogia, l'intestino per la piccola Francesca eh, ero io, cioè un contenitore pieno di cacca. Diciamoci la verità. Attraverso l'arte, dice John Dewey, i significati di oggetti che altrimenti sono muti, indeterminati, ristretti e contrastanti si chiariscono e si concentrano, e non mediante un laborioso affaccendarsi del pensiero attorno ad essi. La filologia, la storia, l'imparare le date, eh, non, non l'affaccendarsi del pensiero intorno ad Non mediante il rifugio in un mondo di mera sensazione, cioè il mito romantico che guardo un'opera d'arte e non so niente, eh, ma tac, rimango folgorato, mi emoziono e mi metto a piangere. No, nessuna di queste due cose. Ma attraverso la creazione di una nuova esperienza. Cioè, dice Diui, noi per sfruttare. L'arte per educarci, per diventare migliori, per diventare più sensibili, cioè per acquisire una competenza emozionale che poi ha competenza estetica, dobbiamo fare delle esperienze. Cioè il suo libro più importante si chiama L'arte come esperienza, eh, e, e da questo punto di vista è stato un maestro importantissimo e insostituibile di tutti quelli che si interessano delle cose di cui mi interesso io. Le conoscenze e le rappresentazioni del mondo, così come la scienza e la rappresentazione di sé, si servono quindi di due percorsi simbolici e ideali: quello razional concettuale, che viene molto eh, insegnato a scuola, ma anche quello metaforico e figurale. Eh, Nell'uso di queste due strategie cognitive la mente utilizza due funzioni del pensiero, quella logica e quella analogica. Il percorso concettuale si serve soprattutto anche se non solo del pensiero logico, quindi eh, quando noi per esempio facciamo un ragionamento, quando creiamo un um, discorso di tipo una deduzione, una argomentazione, ma eh, quello metaforico figurale utilizza prevalentemente il pensiero analogico. La poesia è prevalentemente analogica, anche se c'è sempre l'elemento logico, non ce n'è mai solo uno distinto dall'altro e questo vale per l'arte e per tutto il resto. Come si fa a non perdere di vista l'elemento metaforico, figurale, analogico, anche quando vogliamo giustamente... Eh, insegnare le, 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 e abituare i bambini all'uso all della logica e della conseguenzialità logica del discorso del pensiero. Mm, mm, questo filosofo francese negli anni 70 ha avuto un'intuizione straordinaria che poi oggi è confermata anche dalle scienze cognitive. Bisogna associare il più possibile parole e immagini. La nostra cultura ha separato questi due mondi facendoli diventare addirittura due materie diverse l'arte e la letteratura, come se quando parliamo non pensassimo delle immagini e come se quando vediamo o produciamo immagini non pensassimo anche delle parole. Questa separazione è stata un disastro. Eh, Gutenberg ha una certa responsabilità in questo, perché eh, le prime stampe no, non eh, potevano avere la qualità della presenza dell'immagine come invece avevano i codici miniati, come avevano i libri che venivano presentati in forma orale, come si fa con gli albi illustrati e con i bambini. Oggi noi possiamo recuperare questa dimensione dell'immagine che oltretutto è ehm, ehm, imposta dai nuovi media e, e dalle, dalle, dalle nuove tipologie di comunicazione. Questo studioso americano, Gottfried Bohem, ha introdotto il termine iconic turn, cioè la svolta iconica. Bohem sostiene che la contemporaneità, già a partire dal XIX secolo, ha fatto una svolta iconica, cioè non pensiamo e non comunichiamo più prevalentemente con le parole, ma nei media, ma anche in tutta la comunicazione di massa e in rete, l'immagine accompagna sempre o quasi sempre eh, la parola. Tant'è vero che noi ormai pensiamo molto più, i giovani, i, i giovanissimi usano l'immagine per pensare molto più di quanto non faccia per esempio un, 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 un vecchio studioso di filosofia che invece eh, pensa prevalentemente per parole. Cosa vuol dire questo? Eh, vuol dire che, senza fare um, um, un altro, William John Thomas Mitchell interpreta letteratura e arti visive come luoghi in cui avviene o può avvenire o dovrebbe avvenire una proficua collaborazione. Dice Mitchell, noi, noi dobbiamo guardare alla letteratura e al linguaggio delle immagini come l'arena in cui ritmo, forma e articolazione convergono balbettando canto e discorso, schizzando scrittura e disegno. Cioè, Entrambi questi studiosi, pur facendo un tifo a mio avviso un po' troppo sfegatato per l'immagine, addirittura Mitchell arriva a dire che il testo, la forma testuale ormai basta, ha rotto, non ce ne facciamo più niente, dimenticando, pur essendo un cognitivista, che la forma testuale, cioè la coerenza, di, di, un, di un testo, non è solo nel testo, ma è nella mente di chi è abituato a leggerlo. E se oggi la politica, è, è, chiedo conferma all'assessore Cavazza, fa così fatica a parlare di progetti quando li ha, perché non è detto che li abbia, è perché la gente dopo la prima subordinata perde il filo del discorso e allora parla per slogan, che sono immagini, perché lo slogan, anche se è detto, è un'immagine. Eh, chiudere i porti anche se è detto con le parole evoca immediatamente in ciascuno di noi la, una scena e quindi questo è molto più facile però accidenti eh, la, 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 eh, la problematicità di ogni affermazione in questo modo si perde quindi usare le immagini è importantissimo ma combinarle alla parola è, è altrettanto se non più importante guardate questa Cosa chi, chi conosce l'arte contemporanea sa benissimo che questa è un'opera di Maritza? Ma immaginiamo di non conoscere l'arte contemporanea, se io chiedo a un bambino cos'è questa, mi dice è una pipa. Eh. E invece Magritte ci scrive sotto, questa non è una pipa. Perché è vero, non è una pipa, è un dipinto. Non si fuma, non è tridimensionale. Tant'è vero che i gatti, i cani, gli animali non riconoscono le immagini, anche se sono molto realiste. Provate a dipingere perfettamente in maniera iperrealista una ciotola di croccantini per il vostro gatto. Non... Non, non ha nessuna forma di scialorrea né di attrazione per quell'oggetto, perché il gatto, come Magritte, sa benissimo che quello non è un croccantino, ma è così come questa non è una pipa, ma è un dipinto. Allora, quando noi ci accostiamo a un'immagine anche realistica, quindi l'arte antica, l'arte classica, l'arte contemporanea, tutto quanto, abbiamo sempre bisogno di parole. Abbiamo bisogno di parole e dobbiamo imparare dall'albo illustrato che è una, uno strumento culturale straordinario, a associare immagini e parole e a trasformare in albo illustrato tutto quello che vediamo, a riflettere, a coglierne i. I racconti impliciti. Guardate queste due opere del Novecento: una è eh, di un futurista, Corrado Govoni, che ha fatto questo autoritratto mettendo al posto dei dettagli visivi eh, del suo viso eh, i pensieri, la, la descrizione della, delle parti del corpo, eccetera. Ha fatto un gioco. Molto surrealista, molto, molto che sarebbe piaciuto avere surrealisti, d'altra parte, tra surrealismo e futurismo c'è una parentela molto stretta. E poi l'altra è di una, appartenente alla corrente della poesia visiva. Una corrente che io trovo straordinariamente emozionante anche se, e, e molto utile dal punto di vista didattico. Guardate, io ho fatto molti laboratori di poesia visiva con i bambini e anche con gli insegnanti, vengono fuori delle cose molto belle, Lucia Marcucci. Qui era stata mollata dal moroso, era dolorata e ha voluto testimoniare poeticamente questo dolore. Si è eh, dipinta la faccia e il busto eh, di colore, si è appoggiata su un foglio: vedete l'impronta del naso, della bocca, del mento, del seno. Ha fatto una specie di sindone. E poi ha rubato una frase al poeta francese Mallarmé e ha scritto: Mon cœur a son passé il, il mio cuore rinuncia al suo passato. E ha aggiunto di suo, stanco di battere tra i singhiozzi. Se voi vedete quest'opera, è davvero una cosa che eh, fa, mh, fa venire i brividi. Fra l'altro, Lucia Marcucci ha fatto un'altra serie di opere spiritosissime, piene di, piene di ironia, ma quella volta lì è. Eh. Il pensiero analogico, quindi, quello che noi usiamo quando combiniamo in questo modo più o meno poetico, ma comunque sempre creativo e trasgressivo, parola immagine, genera libere associazioni, del tutto incontrollabili, e il cui senso è per lo più oscuro. Evolvendosi permette la produzione di metafore. E eh, Hans Blumenberg, eh, filosofo inventore di una scienza che ha, ha chiamato «metaforologia», Dice che la metafora e i costrutti con lei imparentati favoriscono i processi, i processi di comprensione e apprendimento perché forniscono suggestioni indirette. Eh, pensate come una forma di pensiero metaforico è l'esempio. Quando un insegnante insegna qualcosa di difficile, per esempio, gli insegnanti di materie scientifiche, se fanno un esempio, il 90% di chi non aveva capito la formulazione scientifica capisce di cosa stiamo parlando. Perché? Perché è un'immagine, l'esempio è sempre un'immagine, è sempre qualcosa di visibile, di concreto che si può, far, eh, tras che si può trasformare nel principio che rappresenta. L'arte impone di utilizzare sempre e comunque la dimensione sia logica che analogica, attiva processi di interpretazione e insegna a non fidarsi della banalità dell'apparenza e del significato che conformisticamente diamo alle cose. Questo è un vecchio bellissimo albo ristampato nel 2000, ma nato negli anni 60-70, di Maria Enrica Agostinelli, intitolato Sembra questo, sembra quello. E con l'immagine ci fa vedere come guardando davanti qualcosa... Sembra qualcosa, per esempio sembra questo, sembra quello, sembra brutto, invece è bello, sembra un cesto ma è un cappello, sembra un monte ma è un cammello. L'importante è non capire che si può sempre sbagliare e che spesso non vuol dire quel che sembra e come appare. L'occhio blu del signor Ivo, guardate questo signor Ivo come sembra così buono, ehm, che par buono ma è cattivo, lo guardiamo dietro e ha un manganello in mano. Mentre invece il signor Tono par cattivo, ha la barba, è vestito in maniera vagamente canagliesca, e invece buono, nasconde dietro la schiena un fiore. È fatto tutto un libro fatto tutto di queste scoperte del retro che cambia il significato del, 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 del davanti. Le produzioni simboliche e metaforiche sono associazioni, similitudini, metafore, tutta l'attività di pensiero e di espressione di comunicazione in cui i linguaggi funzionano secondo la proprietà del pensiero analogico. E attenzione, le narrazioni e le produzioni artistiche portatori di metafore, portatrici di metafore, consentono di affrontare indirettamente, cioè simbolicamente, metaforicamente, nel rapporto fra adulti e bambini, temi e problemi che sarebbe difficile quando non impossibile affrontare in forma diretta. Temi come l'abbandono, i conflitti, le paure, eccetera. Chi ha a che fare con i bambini piccoli sa qual è il problema della, del primo giorno di scuola dell'infanzia. Eh, molte volte i bambini, per non parlare del nido, ma insomma ancora alla materna, se un bambino per esempio non ha fatto il nido, è, non è mica sicuro che la mamma torni a prenderlo. Lo molla lì, eh, boh. Allora noi cosa facciamo? Gli facciamo un bel discorso scientifico sul fatto che la mamma ti vuole molto bene, viene senz'altro a prenderti, guarda che dalle 8 alle 12 si sta qui poi si va a casa. No, no. gli raccontiamo pollicino dove c'è una mamma carogna che eh, abbandona il bambino nel bosco e eh, l'ansia eh, del bambino sul, sull'abbandono materno si trasferisce dalla sua mamma, che poi viene a prenderlo, alla, alla mamma di Pollicino, alla quale può dire tutto quello che non può dire alla sua. Perché nessun bambino dirà mai, la mia mamma mi ha abbandonato, forse sono un trovatello? Questo si dice più grande, dopo a 7-8 anni è una cosa che viene in mente a molti, soprattutto se la mamma ha fatto la carognata di fare un fratello più piccolo. Ma eh, normalmente non può dirlo perché è esorcistico: cioè, un bambino che ammette che la, la, che la mamma lo abbandona eh, rinforza l'abbandono. Se invece è abbandonare è la mamma di Pollicino, è la mamma di Hansel e Gretel, vabbè. Quella ecco è una carogna, gliene possiamo dire di tutti i colori. E su cos'è la mamma di Pollicino possiamo fare un dibattito, possiamo aprire, possiamo eh, parlare, possiamo, su questo possiamo confrontarci. Ecco la cosa in diretta. Così come il ritorno. Qui vediamo eh, Lorenzo Mattotti eh, che ha illustrato in bianco e nero in maniera... Bellissima e drammatica Anselm e Gretel, e vediamo Lisbeth Zwerger, altissima grande artista e illustratrice, eh, che illustra la scena del ritorno a casa di Ansele e Gretel, del, del ritrovamento dei genitori. Eh, la dimensione metaforica eh, nell'immagine è anche svelata dalla molteplicità delle rappresentazioni, perché non esiste mai. Un solo modo di rappresentare, mentre le parole, ci dice Lyotard, danno l'illusione di avere un modo giusto, che è quello giusto, che è quello lì, di dire qualcosa, le immagini no. Guardate quanti lupi, tutti bellissimi ci sono: quello di Fabian Negrin, quello di Kveta Pacioska, quello di Lisbeth Zwerger, quello di Rosanna Facchini, e un'infinità di altri lupi, che sono tutti, non sono il cane-lupo del vicino o addirittura dello zio. Sono il lupo simbolico, sono il lupo mitologico. Ecco che la dimensione metaforica viene fuori dal rapporto con l'arte visiva e attraverso un racconto illustrato è possibile affrontare tematiche delicate e inquietanti, per esempio la morte, che è uno dei grandi tabù dell'Italia. Questo libro meraviglioso, ma veramente meraviglioso, di Wolf Erlbruch, L'ana tra la morte e il tulipano che vi consiglio, e se non, se non lo trovate, vi consiglio di andare su YouTube e vedere la lettura di questo libro che abbiamo fatto con l'Università di Trento. Io ho, ho, ho aperto a Trento una serie di letture, di videoletture, di libri molto belli. Eh, se andate su, su, su YouTube e, e cercate eh, Laboratorio di Narratività. Chiama così, li trovate tutti, oppure direttamente questi: L'Ana tra la morte e il Tulipano. È un libro meraviglioso che io ho eh, condiviso con bambini anche molto piccoli e con i bambini piccoli si riesce a parlare della morte a partire da questo, della loro impressione. Se non gli interessa, non, non, ma molte volte invece è un argomento che interessa. Il problema è parlarne con gli adulti. Tant'è vero che questo libro premiato in tutto il mondo, in Italia è il paese dove ha venduto meno, perché qui facciamo finta tutti di essere immortali. L'arte visuale è un serbatoio immenso di metafore visive. Guardate il surrealismo da questo punto di vista è straordinario. Guardate come gli amanti di René Magritte non riescono ad amarsi, o perlomeno come è difficile per loro amarsi, come è difficile la rappresentazione, l'autorepresentazione, la domanda chi sono io. Magritte ci dà una serie infinita di metafore sul mistero che ciascuno è anche per se stesso. Ehm, e nei repertori dell'arte visuale troviamo altri esempi di metafore. Frida Kahlo che si rappresenta come un animale ferito e a me scappa un po' da ridere perché suo marito che era grande artista andava a letto con la qualunque e lei si è rappresentata con le corna. Chissà se era consapevole di questo. La, la Concerto Pozzati, eh, quando eh, la moglie Roberta è venuta meno, ma ancora molto giovane, molto bella, ha fatto una serie di quadri in cui non l'ha mai rappresentato, non l'ha mai fatto un ritratto. Eh, col viso, col, 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 eh, ma ha, ha fatto una serie di quadri Ciao, intitolati Ciao Roberta, con tutti gli oggetti di uso, tutto ciò di cui Roberta avrebbe potuto dire mio, la bicicletta che usava per girare per Bologna, eh, la, la pantofola friulana, perché lei era di origine friulana, questi... Pompon di lana che si divertiva a fare e ne portava sempre uno. Insomma, noi possiamo trovare dei modi di rappresentare l'identità personale e collettiva nelle immagini davvero straordinarie. Bellissimo quello di Nicoletta Crocella, Nicoletta Crocella che fa un, un ritratto della donna, che era eh, ed è ancora eh, archetipicamente una tessitrice. Eh, colei che lavorava con eh, l'arcolaio e, 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 tesse, e tesseva, ma il tessuto, il textum, non è solo il tessuto di stoffa, ma è anche il testo, il libro. E allora ecco che l'emancipazione femminile c'è nel momento in cui il filato diventa libro, diventa testo, eh, e, e, e attraverso la conoscenza c'è il primo passo dell'emancipazione femminile eh, verso la eh, parità. Eh, per concludere vorrei ricordare, eh, e mi piacerebbe ricordarlo agli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, anche se so che qui ci sono insegnanti che questa cosa più o meno la sanno già e la praticano, ma sono quegli altri che dovrebbero imparare a praticarla, quelli più grandi, quello dell'arte è un linguaggio veicolare, l'arte... Sì, è una materia che possiamo trattare specialisticamente se siamo appassionati e se siamo specialisti, ma è un linguaggio veicolare. Eh, guardate: la colonna, la colonna traiana ha, ha raccontato eh, la storia, eh, il, eh, Romeo e Giulietta rappresentati. Da Frank Dixie, ma ce ne sono un'infinità di produzioni e tanti altri, parlano dell'amore, parlano dell'eros, parlano della tempesta ormonale degli adolescenti, vigliacca una volta se al liceo si facesse vedere questo quadro nella sua reale volontà che gronda sesso e ormone. Eh, la, il ritorno del figlio al prodigo, tutta la, la storia eh, della, 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 delle, delle religioni e della religione nella rappresentazione pittorica, la storia della scienza, delle scoperte scientifiche, delle grandi conquiste eh, e eh, la politica contemporanea, il, quadro di, eh, il graffito di Banksy. Che con grande ironia pone il problema dell'amore omosessuale. Ecco, gli artisti hanno sempre raccontato le vicende umane con, la, con, la loro, con le loro opere, gli artisti non, non parlano dell'arte parlano dell'essere umano, della sua storia, del mondo, dell'universo. E allora perché non usare l'arte per parlare di queste cose? Perché eh, gli insegnanti di ogni materia, di ogni ambito eh, disciplinare, non hanno un repertorio di immagini per illustrare quello che stanno dicendo? Pensate che rinforzo di interesse, che rinforzo di memorizzazione e di curiosità potrebbe esserci. Eh, quindi mh, raccomandando l'uso eh, dell'arte non solo per parlare di arte ma per parlare di qualunque cosa. Eh, concludo questa chiacchierata e vi ringrazio per l'attenzione.